Grazie, ci tenevo al di là della politica, perché quando c'è una donna o un uomo in divisa che viene aggredito sul lavoro dobbiamo esserci sempre, sempre. E quei quattro figli di papà vadano a trovare il carabiniere ferito invece di andare a far casino. E vergognatevi, che se vi rubano il monopattino elettrico andate dai carabinieri e dalla polizia, non è che andate dalla Santa Turchina a chiedere che vi diano una mano. Comunque, e quindi rispetto a Vito e a tutti gli uomini e le donne che vengono aggrediti durante il loro servizio e il loro lavoro, e poi rispetto per l'Abruzzo, una comunità ricca di orgoglio, di storia, di dignità. Io come voi nei mesi di chiusura accendevo la televisione e vedevo Conte, che almeno a parole si è ricordato dell'Abruzzo, si è ricordato dell'alta velocità, si è ricordato che esiste l'Aquila, che esiste la Marsica, che esiste Pescara. Peccato che poi i suoi ministri se ne ricordino molto di meno, e io lo dico in una terra di agricoltura, qua non c'è bisogno di altri immigrati irregolari, c'è bisogno di pagare per bene i lavoratori nei campi della Marsica, punto. Non c'è bisogno di schiavi che poi magari vengono qua a spacciare droga e quelli là sono contenti forse, no. No. E non è un problema di colore della pelle. Nel 2020 chi distingue gli esseri umani in base al colore della pelle è un cretino. Il problema sono le persone per bene e le persone per male. E a me gli spacciatori italiani o marocchini stanno sui coglioni, perché gli spacciatori li abbiamo già abbastanza. E se vuoi spacciare torna in Marocco a spacciare, che vedi che vai in galera e non esci più. Qua invece se ti va bene stai in galera 12 ore e poi torni a spacciare il giorno dopo. Quindi comunque abbiamo le idee ben chiare in testa. Oggi abbiamo combattuto in Senato stamattina. Pensate che in questo momento alla Camera c'è in corso la commissione bilancio, fra mezz'ora arriva il ministro dell'economia. Faccio due esempi di vita reale, di vita concreta, che probabilmente riguarda voi, due battaglie della Lega. Una battaglia: ci sono in partenza 8 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate per multe o problemi del passato. Noi diciamo che dopo 4 mesi di chiusura è folle perseguitare gli italiani con le cartelle esattoriali di Equitalia. È una roba da matti. E il 4 luglio saremo in tutte le piazze abruzzesi a raccogliere le vostre firme per chiedere lo stop a queste cartelle esattoriali. Che non significa regalare i soldi, ma significa avere testa e chiedere il 10, il 15% di quello che uno mi dovrebbe pagare e stracciare quella cartella esattoriale. Abbiamo chiesto il rinvio degli pagamenti di giugno e luglio, perché voi avrete pagato l'IMU il 16 giugno e adesso fra giugno e luglio arrivano l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, saldi 2019, acconti 2020, in tantissimi non hanno ancora visto la cassa integrazione. Alzi la mano chi non ha ancora visto la cassa. Ecco, non è normale. E questi geni trovano 150 milioni per il monopattino elettrico. Voi capite che c'è qualcosa che non funziona, quindi rimettere al centro il cittadino, il diritto al lavoro che è sacro, il diritto alla vita, il diritto alla famiglia. E io rispetto le scelte di tutti, ma per quello che mi riguarda la famiglia è composta da una mamma e da un papà con i bimbi. Quella è famiglia. Poi ognuno fa quello che vuole nella sua vita privata, per carità di Dio, ma pensate che stanno facendo... Non vi si sente, non vi si sente. No. Noi parliamo di problemi reali, reali, lavoro, mutuo. Scuole, qua mi hanno detto che c'è una scuola paritaria storica che rischia di chiudere lasciando a casa dei bambini, e
noi domani, io personalmente domani sarò davanti al Ministero dell'Istruzione, non da senatore ma da papà, perché abbiamo un ministro che non potrebbe, non dovrebbe neanche occuparsi della pulizia delle aule scolastiche, perché non è in grado. Una che pensa di separare i bambini col plexiglass è una che va curata, perché non sa che cosa significa andare a scuola. Un bambino di 7 anni ha bisogno della maestra, ha bisogno di sorrisi, ha bisogno di carezze, ha bisogno di abbracci, ha bisogno di essere accompagnato in bagno, ha bisogno di essere preso per mano. Una che pensa di separare i bambini di 6 anni in classe è una che non è in grado di fare il ministro della scuola. Quindi, però vi do la mia parola che faremo il possibile perché questi tolgano il disturbo il prima possibile e gli italiani possano scegliersi un Parlamento nuovo e un governo nuovo. E di immigrazione torno a occuparmi io, e in Italia sento che si ha il diritto di entrare. Colleghi, Ale, qua mi hanno detto che ci sono alcuni comuni della Marsica, mi citavano Luco dei Marsi, dove ci sono più stranieri che italiani. Ora, è anche un problema di proporzioni, di rispetto. Io sto a Milano in un condominio di 5 piani. Se in un condominio di 5 piani ti arriva una famiglia straniera, è anche bello, perché conosci una cultura diversa, dei profumi diversi, una lingua diversa, una cucina diversa. Il problema è che se in questo condominio di 10 famiglie, le famiglie che arrivano da culture diverse iniziano a essere 2, 3, 4, 5, 6, poi cosa succede? Che in assemblea di condominio vanno a cambiare le regole e siamo noi abruzzesi a essere stranieri in casa nostra. E non è possibile pensare a un futuro del genere. Accogliere, integrare, abbracciare, ma non siamo noi a dover cambiare il nostro modo di vivere. Leggevo che c'è una petizione in corso su internet, pensate la tara mentale di qualcuno, per cancellare tutte le statue di San Michele Arcangelo, perché schiaccia la testa a Satana. Voi mettetevi quelli che stanno abbattendo le statue di Cristoforo Colombo, quelli che hanno imbrattato la statua di Indro Montanelli. Chi se la prende con una statua non è un antirazzista, è un coglione. Non è... Questo, molto semplicemente. Quindi ci tenevo a fare Roma-Avezzano, adesso rifaccio Avezzano-Roma, però moralmente il mio e il vostro abbraccio a Vito e a tutte le donne e gli uomini in divisa che difendono la nostra sicurezza, la nostra dignità e la nostra felicità. Viva Avezzano, in bocca al lupo a chi le amministrerà, grazie a tutti voi, perché di stare chiuso in casa con la mascherina non ne potevo più. Viva la libertà e viva l'Italia! Grazie di cuore a tutti voi.